Presidente, no, non accetto la riformulazione e chiedo di parlare. Prego. Probabilmente mi rivolgo a lei, però mi rivolgo preliminarmente al collega Buttiglione, che è vecchio di quest'Aula, ha fatto anche il vicepresidente, dicendogli che mi sorprende un po' che chiede la parola per, in modo, diciamo così, un po' ridicolo, censurare gli ordini del giorno con cui faticosamente cerchiamo di portare nel Parlamento la discussione su temi che toccano la vita di tutti i cittadini e di tutte le famiglie italiane. Collega Buttiglione, è l'unico modo che abbiamo democraticamente per poter parlare di queste cose. Collega Buttiglione, io mi sarei aspettato qualche parola da parte sua, che è anche un illustre studioso, e sicuramente avrà colto l'imbarazzo giuridico di produrre decreti legge in materia penale che producono immediatamente effetti che ha ricordato il collega Caparini, che soltanto possono essere immediati nei 60 giorni e per quanto riguarda i mafiosi sono stati rimediati soltanto grazie all'opera della Lega Nord. Non ho sentito una sola parola in merito e auspico che nel proseguo del dibattito il collega Buttiglione vorrà giustificare il comportamento del governo in materia. Al collega Buttiglione faccio presente che questo provvedimento è stato discusso in commissione per circa un'ora ed è stato di fatto impedito di votare gli emendamenti. Come di fatto è stato impedito di votare gli emendamenti in aula del Parlamento? È il motivo per cui vi ritrovate 120 ordini del giorno. È perché non è stato possibile votare un solo emendamento. La fiducia certo è comoda e lava le coscienze. Se pensate di andare sul territorio, lo dico ai colleghi che voteranno, hanno votato la fiducia e voteranno questo provvedimento dicendo non abbiamo potuto fare niente, hanno messo la fiducia e abbiamo dovuto dare la fiducia, credo che sia troppo poco perché avete la possibilità, almeno in questi ordini del giorno, di dire come veramente la pensate. E, collega Buttiglione, ma colleghi tutti, purtroppo questo è un paese deriso e ridicolizzato nel mondo. Non tanto per le proteste nel Parlamento europeo del gruppo della Lega Nord. In tutto il mondo dicono che l'Italia è l'unico Stato in cui si va in galera prima del processo e si esce dopo. E questo Parlamento oggi, ancora una volta, va a ribadire questo concetto che ci ridicolizza davanti a tutto il mondo. Signor Presidente, vicino a casa mia, 2 giorni fa, è evaso un ergastolano condannato per delitti efferati. Lo stavano portando lui, ergastolano naturalmente super scortato, a un processo in tribunale a Gallarate per emissione di assegni falsi. La cosa mi è sembrata francamente sproporzionata, anche poi per quello che è avvenuto, anche perché qui continuiamo a produrre leggi, norme. Per cui reati come quello dell'emissione di assegni falsi, francamente, non producono nessuna conseguenza perché automaticamente non c'è il carcere, se non c'è la recidiva non c'è nemmeno, diciamo così, l'obbligo dei domiciliari. Non capisco per quale motivo per un processo così ridicolo, per come l'abbiamo voluto, si debba spostare con tutto quello che è successo un ergastolano che poi giustamente è evaso. Vado a concludere. Io credo che noi dobbiamo chiedere scusa a tutti i cittadini e in particolare alle forze dell'ordine che saranno impegnate e sono già impegnate adesso a rincorrere coloro che voi avete messo fuori e che inevitabilmente in recidiva sono ricaduti negli stessi reati di prima. È una vergogna. E l'imbarazzo che noi tutti portiamo quando torniamo a casa non è un imbarazzo per quello che succede e le risse che sono successe, è per le leggi vergogna che approviamo e che nessuno capisce. Vergogna!